Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Commenti alle cronache come sempre c'è Stefano Nava, squadre che si sfidano per l'andata delle semifinali, vedremo se una delle due riuscirà già a prendere il sopravvento. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Formazione di casa che si presenta come la favorita per il passaggio del turno alle semifinali, però non sono, Pier, non sono, no. Partite come le altre, le energie si moltiplicano, la posta in palio è troppo alta per arrendersi ai pronostici della vigilia. Mi aspetto una doppia sfida più combattuta di quanto possa sembrare sulla carta. Attenzione perché è pericoloso. Potrebbe crossare. Pallone invitante. Vediamo cosa fa ora. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gran palla di Özil. Ottima occasione. Alex Teixeira. 1-0. Eccolo il primo gol della gara. Protagonista di una discesa irresistibile, difesa che poteva fare sicuramente meglio. Davanti a un gol del genere bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Regalano palla agli avversari. Pallone perso. Occhio Özil, Alex Teixeira può colpire da lì. Gran palla, posizione ideale. Özil! Miracolo del portiere che sventa il tiro qui. Occhio ai riflessi, Pier, davvero una parata eccezionale. Può crossare. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Perdono palla banalmente. Avanza palla al piede. Sakai. Vediamo cosa inventa ora. Suggerimento interessante. Cross in area. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Va con il possesso palla. Traversione al centro. Peccato, era un buon cross, non sono riusciti a sfruttarlo a dovere. Ecco il replay che ci mostra il gol con il quale si sono portati avanti nel punteggio. Colpo di testa che non c'entra la porta, peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. THB. Alex Teixeira. Può ricevere una posizione interessante. Opportunità. Fuori gioco, fuori gioco. Stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. Si stava involando verso la porta, ma non aveva fatto i conti con l'occhio di falco dell'assistente, eh? Bravo qui nel valutare oltre l'ultimo difensore la sua posizione. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Attenzione perché è pericoloso. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Sergi Samper. Özil. Alex Teixeira. Partono in contropiede. Ottima lettura su questa ripartenza. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Vediamo cosa fa ora.
prova ad attaccare sulla corsia, è in buona posizione, non può sbagliare. Brutto errore dell'attaccante. Ha sprecato la palla del pareggio. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Bisogna essere più cinici davanti alla porta. Alex Teixeira. Occhio a Özil. Özil! C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però davvero male, eh? Replay che conferma a beneficio dei più distratti, come il pallone non fosse entrato completamente, si era visto in maniera anche piuttosto chiara in diretta. Era una decisione abbastanza semplice, sì, ma almeno ci siamo tolti il dubbio. A volte l'occhio umano può fare brutti scherzi, soprattutto nella concitazione del match. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Interviene proprio all'ultimo e salva. Alex Teixeira. Özil. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardalinee. Ha fermato un'azione spettacolare. Alex Teixeira. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Posizione ideale, bravo nel saltare l'uomo, palla verso il primo palo. Keylor Navas respinge, azione che resta viva. Brividi! Lungo la... Primo tempo che ha visto questa squadra andare a riposo. Gran palla di Özil. Arbitro che dà il via alla ripresa di questa semifinale. Tutti a caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata per entrambe. Chi perde torna a casa a mani vuote. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Riconquistano palla. L'arbitro fa cenno di proseguire, c'è qualche dubbio. Beh, da rivedere. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Perdono palla banalmente. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Può fare ancora meglio. Può essere contento per aver... Gran palla di Özil. Ha un'autostrada a disposizione. Ecco il gol, risponda con l'aiuto del palo. Ha trovato 2 gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma, gli avversari devono marcarlo meglio. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Sta avanzando, ha spazio lungo la corsia, la mette in mezzo con questo pallone, fondamentale il difensore. Qui a smarcarsi, prova la botta, si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Sì, buono il movimento, però il fuori gioco è giusto. Allenatore che ha scelto di inserire energie nuove. Decisione che ci sta, la stanchezza comincia a farsi sentire. Passaggio fuori misura col pallone che finisce in out. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Hanno il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. Buona l'intenzione, ma conclusione larga. THB. Prova a sfruttare le corsie. Un'entrata decisa e efficace. Un altro ottimo passaggio. Un'altra buona giocata. Continua ad avanzare. Vediamo cosa inventa ora. Occasione d'oro. Intervento decisivo.
Alex Teixeira, Ozil, Sergi Samper. Sbagliato qui il passaggio, pallone irraggiungibile. Sakai, Ozil, Alex Teixeira, lo vede? Occhio al tiro e la messa. Come vede la porta lui, non la vede nessuno. Bravo qui l'attaccante a liberarsi dalla marcatura e a battere il portiere. Un gol di pregevole fattura, merita di essere rivisto. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Non bene qui il difensore, attenzione. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Guadagna metri. Può colpire da lì. Riesce a controllarla nonostante il pressing. L'attaccante si è letteralmente divorato il gol qui. Da quella distanza doveva almeno inquadrare la porta. Invece ha calciato abbondantemente sul fondo. Ozil. Posizione ideale. Può cercare il cross. Perdono palla banalmente. Possesso palla per gli avversari. È stata una partita a senso unico sin dall'inizio. È difficile che questo finale possa cambiare la storia. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio a Ozil. Palla consegnata agli avversari. Ancora 5 minuti da giocare. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Vediamo cosa fa ora. Palla messa dentro. Pallone sul palo. Fuori gioco, offside. È tutto fermo. Ma che brivido in difesa qui. E qui hanno rischiato, eh. Lascia il campo Ozil, si accomoda in panchina. Come giudichi la sua gara, Stefano? Credo che possa uscire dal campo soddisfatto. Ha messo la sua firma sul risultato, servendo gli assist ai compagni in occasione dei gol. Può ricevere una posizione interessante. Attenzione perché è pericoloso. Alex Teixeira, a metri per andare. Occhio! Palla ribattuta, ma non è finita. Primo round in archivio, missione compiuta per i padroni di casa che ora sono favoriti per la qualificazione. Prestazione incoraggiante, direi, anche in vista del match di ritorno. Se giocheranno così, beh, difficilmente la finale potrà sfuggirgli. L'unico problema, sai, è che ora possa subentrare un senso di rilassatezza, di appagamento.